Mister, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Siamo al giro di boa di fatto. Quanto sarebbe importante, vista anche la vittoria contro la Provercelli, ottenere il secondo successo consecutivo, ottenere la prima vittoria esterna della stagione e per la prima volta da due mesi a questa parte essere in zona salvezza? Quanto è importante tutto ciò nell'ultima giornata del girone di andata? Beh, è importante. Questa è una partita fondamentale per dare continuità. Dare continuità perché in queste ultime partite abbiamo perso solo a Palermo, quindi abbiamo dimostrato che a Palermo è stato un incidente di percorso. Perché le altre partite che abbiamo sempre giocato alla pari e forse se c'era una squadra che meritava qualcosa in più era la Ternana. Certo, è importante vincere, ma è importante la crescita di questa squadra che partita dopo partita sta migliorando sia sotto l'aspetto tattico ma soprattutto sotto l'aspetto della determinazione. Situazioni infortunate, mister? Penso che abbiamo all'ultimo respiro il capitano De Fendi, vediamo un attimo se già gli abbiamo chiesto un sacrificio giovedì contro la Provercelli e il ragazzo ha dato tutto quello che aveva, adesso a forti dolori, vediamo, è un ragazzo generoso, è un ragazzo importante per noi, però solamente se starà bene al 100% farà parte della gara, altrimenti andrà in tribuna. Bizzarri, Montalto? Bizzarri, Plizzari ha recuperato dell'influenza e Montalto ha avuto quel problema al collo del piede che è stato curato perfettamente dal nostro staff medico, quindi penso che farà parte della gara. Mister, ci può essere la soluzione Montalto Albadoro dopo i centravanti? Sì, ci può essere. Qualora De Fendi non dovesse essere della partita, tornerebbe in voga Bombaggi? Perché ricordo che qualche settimana fa, specifica domanda, ha detto che era lui quello che più si avvicinava, più assomigliava a De Fendi. Oppure pensi... No, ci sono tre giocatori che... E deciderò a secondo dell'avversario. Sono tre giocatori in lista per questa maglia e sono Bombaggi, sono Varone e Bordini. Questi sono tre giocatori per una maglia e a secondo delle caratteristiche degli avversari, a secondo anche del modulo che andiamo a fare, vediamo un attimo se sono propensi. L'ipotesi di Tremolata lì e Piscione sulla tre quarti era valida. Noi con la squadra abbiamo avuto un grande confronto e il loro confronto mi ha fatto capire alcune cose, quindi giocheremo come abbiamo stabilito dalla partita dopo Palermo. A proposito di avversari, che tipo di avversario è l'Avellino, che è la più in difficoltà, non vincono da 9 giornate, e che Ternana serve, specialmente considerando l'assenza di Carretta, che forse in fase di transizione offensiva fa perdere molto la squadra? No, Carretta è un giocatore che ci permette di giocare con la palla lunga e di farsi attaccare per poi attaccare le spalle. Non avendo Carretta dobbiamo fare una manovra tipo le prime partite, dove c'era una squadra che palleggiava molto per far salire gli esterni di centrocampo e gli esterni di difesa, per poter poi mettere insieme ai due attaccanti, il trequartista e il centrocampista e il giocatore che porta palla in una fase offensiva. Quindi voglio più palleggio per salire, non con il lancio lungo come facciamo spesso quando gioca Carretta, soprattutto quando andiamo in vantaggio, è un giocatore fondamentale, ma dobbiamo arrivare con il palleggio, dobbiamo arrivare con la nostra determinazione, con le nostre giocate. E io penso che nulla accade per caso, se è successa questa ammonizione che la doveva prendere, si doveva riposare. Io sono molto fatalista, se è successo è perché anche domenica avevamo una difesa tutta nuova, anche a Palermo avevamo una difesa tutta nuova e i ragazzi sono comportati bene. Adesso faccio come il padrone, con la difesa nuova ho fatto 0-0 a Palermo e con la difesa nuova ho rivinto in casa, visto che lui considera queste sue missive nel calcio, che gli piacciono fare questi paragoni e quindi dovrei avere un punto in più, quello di Palermo. A proposito di difesa, Valiant torna disponibile, quindi Valiant c'è qualche variazione. Si è allenato, sì, Valiant sarà titolare. Dicevi,
con Alvadoro davanti e Montalto, chiaramente sarà una ternana che andrà. No, ho risposto se possono giocare tutti e due. Se possono. Però allora, senza Garretta sarà una ternana che cercherà più il palleggio e soprattutto cercherà i cross, certo, dagli esterni, certo, con i centrocampisti o con i difensori. A questo punto, parlando della difesa, anche alla luce della prestazione, dell'ultima prestazione, perché poi quelle a volte aiutano, la conferma di Ferretti a destra e Favalli a sinistra, ci siamo, proprio per una questione di capacità nel corsare, magari anche in corsa, che insomma, può essere sempre... Abbiamo una squadra non più zoppa, come ci ho giocato tante volte. Per me zoppa è quando spingo solo da una parte e devo mettere un attaccante dall'altra per poter cercare di sfruttare tutte e due le fasce. Adesso non siamo più una squadra zoppa, siamo una squadra che cammina tranquillamente, sia a destra che a sinistra, ha gli stessi giocatori, ha tutti e due giocatori di corsa, tutti e due giocatori di inserimento, ha tutti e due giocatori che possono andare al cross e possono anche concludere a rete. Mister, ho parlato con l'evangelista in settimana, mi diceva che ci sono, come era inevitabile del resto, una richiesta per Montalto, per Carretta, in merito di questa, diciamo, chiamo l'esplosione dei giocatori anche suo. Quindi deduco che lei faccia del tutto per quello che la riguarda per trattenervi, e credo che anche Bandecchi stesso non intenda privarsi di quelli che sono un buono fiore all'occhiello come altri calciatori del resto di questa ossatura. Poi le chiedo pure se un accenno è stato fatto anche per la linea di mercato da seguire, proprio un flash. Allora, sulla linea di mercato io parlo solamente col mio direttore sportivo, perché è l'unico competente in materia e quindi devo parlare assolutamente col mio direttore. Io ho già fatto da settimane un discorso con lui per migliorare questa nostra grande squadra che è diventata squadra. Io ricordo molto bene le vostre frasi: non abbiamo un giocatore di categoria, non abbiamo un bomber, non abbiamo qualità. Io vi disse che a fine campionato avremo tutto questo e ci chiederanno i giocatori. Ho sbagliato di 6 mesi, ce li stanno chiedendo a gennaio. I progetti vanno avanti. Io sono venuto qui per un progetto molto importante, un progetto di squadra di italiani, un progetto di valorizzare i nostri ragazzi, e mi sembra che abbiamo valorizzato i giocatori che erano alla grande platea della Serie B sconosciuti e oggi hanno, come dice lei, hanno un grande mercato, e questo mercato lo si deve alla loro volontà. Io ho solamente messo le mie idee, io gli ho sempre detto che un calciatore, se è forte, lo vedono tutto, ma se un calciatore tatticamente è intelligente, lo vedono chi capisce di calcio. E quindi mi fa piacere che ci sono società importanti che vogliono i nostri giocatori. Poi la palla passa sempre alla società, la società sa quello che deve fare. Il progetto, loro hanno fatto dei discorsi a inizio campionato, però non mi meraviglierei di niente che nel calcio le cose possono cambiare, quindi io vado avanti per la mia strada, la società deve fare la società, Luca Evangelisti deve fare il mercato, perché è l'unico che conosce il mio pensiero, e quindi se tutto questo qui andrà, vedrete che la Ternana non sarà altro che migliorata e migliorabile. Senso, durante la partita di domani, la linea un po' in difficoltà nel senso della disponibilità di alcuni uomini, anche la classifica insomma si è fatta un po' pesante anche per loro, e quindi ci sono un po' degli aspetti ambientali probabilmente da superare, da non cadere, voglio dire, nella sottovalutazione dell'avversario attraverso un periodo così e così. Ha visto mai la mia squadra sottovalutare un avversario? Però La mia squadra non se lo può permettere, come non me lo posso permettere io. Noi siamo gli ultimi, l'hanno detto tutti a inizio campionato. La Ternana è l'ultima società della, come budget, come rosa, come tutto. Io ero contrario, io sono convinto che i miei ragazzi, ma questo fa parte dei presuntuosi, sottovalutare le partite e prendere sotto gamba. Io non l'ho mai prese sotto gamba, neanche quando giocavo che ero primo in classifica con l'ultima, anzi sono le partite più difficili, anzi quando mancano i giocatori sono quelli che magari hanno giocato di meno che ti danno di più, sono quelli che mettono di più di quello che magari è un titolare. Quindi per me Avellino è una partita importantissima, difficilissima, non calcolo le assenze, perché ripeto, a volte ci sono giocatori che magari non vengono visti dall'allenatore o per tanti motivi, e poi quando si mettono in campo si scoprono veramente dei giocatori che sono più validi e non fanno rimpiangere chi manca. Soprattutto all'inizio, no? È una partita abbastanza una partita difficile per tutta, però all'inizio se vai a accusare un po' di difficoltà... No, ma una squadra...
Anzi, io quest'anno ho notato tanto, noi siamo andati su tutti i campi e ho visto tutte le squadre che noi abbiamo affrontato tutte uscire tra i fischi, compreso il Palermo, compreso la Cremonese, compresa la Salernitana, tutte quante, però hanno preso punti poi con noi. Queste squadre le ho viste tutte in difficoltà, quando le abbiamo incontrate tutte le abbiamo messe in difficoltà, e uscire dal proprio campo con i fischi dei propri tifosi anche in una vittoria ti fa capire il valore della nostra squadra, che vi ripeto, senza nomi, senza cognomi, senza tanta storia, abbiamo fatto bene in questo girone. Purtroppo il nostro bene è finito al momento che non ave- della classifica, del risultato, dei punti. Ci mancano 6-7 punti, ma 6-7 punti che abbiamo lapidato con delle sciocchezze, a volte delle sfortune, a volte delle nostre paure, delle nostre insicurezze. Però io devo riconoscere che questa squadra ultimamente da Pescara ho visto una squadra molto molto matura. E stiamo parlando di una squadra che ha perso 3 o 4 titolari inamovibili che hanno giocato sempre e che non hanno, in queste partite sono stati sostituiti da ragazzi eccellenti che quando sono entrati hanno fatto la differenza. Ecco, questo è il lavoro che deve fare un gruppo, uno staff tecnico, migliorare i propri giocatori. E io penso che la Ternana rispetto alla prima partita che abbiamo fatto con l'Empoli sia migliorata tantissimo, sia sotto l'aspetto di qualità del gioco, ma soprattutto anche nella componente dei calciatori, perché ci sono dei calciatori veramente che stanno stupendo anche loro per come stanno giocando. E se c'è la ribalta nazionale, che i nostri calciatori li vogliono squadre che puntano ad andare in Serie A, questo deve far ben capire il grandissimo lavoro che ha fatto Luca Evangelisti, buttando nella mischia giocatori emergenti, giocatori esordienti in un campionato che tutti quanti voi dicevate che era molto difficile. E ce ne stiamo accorgendo che è difficile, perché malgrado tutto questo, malgrado abbiamo dei giocatori forti, malgrado abbiamo dei giochiamo, ce la giochiamo alla pari con tutti, oggi questa squadra non so se farebbe lo spareggio o se fosse retrocessa ad oggi, non ho calcolato, però penso, stando insieme all'Entella, noi ci abbiamo perso, dovremmo andare noi giù secondo il regolamento, però abbiamo ancora un'altra partita e poi ne abbiamo 21 partite, e chissà tutti quei pareggi che abbiamo buttati all'andata anche al ritorno. Pensate che se diventassero tutte vittorie, questa squadra oggi avrebbe una classifica che ci farebbe impazzire tutti quanti. Mister, sicuramente l'Avellino è molto rabberciato, però voglio dire, anche la Ternana, Gasparetto, Signorini, Carretta squalificato, diciamo che non siamo organico pieno neanche noi. E Defendi al 50%. E Defendi non è altro. Sì, però io non mi sono mai lamentato, non mi avete mai sentito dire mi manca quello, mi manca quell'altro, perché per me, io ho sempre detto, quando io incontrerò una squadra che ha 2 teste i giocatori e 3 gambe, allora mi comincio a preoccupare. Siccome siamo 11 noi e 11 sono loro, e siccome che sono tutti giocatori di Serie B, io sono convinto che faremo bene, chiunque sia in campo, perché oggi è la mentalità che questa squadra ha acquisito, è una mentalità di squadra che lotta, che non molla mai, e che poi prima o poi arriverà, perché dovrà arrivare questa vittoria in trasferta, perché una squadra che fa quasi più gol in trasferta che in casa ha raccolto pochissimo. Se io penso che in 3 partite noi abbiamo fatto 9 gol e abbiamo subito e abbiamo preso solamente 3 punti, quando ci sono squadre che in 3 trasferte fanno 3 gol e piano 9 punti, questa è la nostra differenza. Senta, l'Avellino potrebbe giocare con un finto trequartista, un 4-2-3-1, con D'Angelo che è un mediano a ridosso della prima punta, oppure potrebbe giocare con Molina e Bidaoui sugli esterni. Sono comunque Molina e Bidaoui giocatori in grado di creare problemi, cioè Bidaoui è difficile da prendere tra le linee, ma anche quando gioca largo sulla fascia non è facile da controllare. In quest'ottica le chiedo, più Ferretti o più Favalli terzino destro, o più Pitiello terzino destro? Ti ringrazio di queste tuoi consigli, che noi abbiamo visto già come gioca l'Avellino, e quando una squadra ha un'identità deve saper giocare prima nel suo modo, che sa, poi cercare di limitare i loro punti di forza. Quello che hai detto sono 2 punti di forza della squadra avversaria, dove giocano in un 4-2-4, perché loro hanno 4 giocatori dietro bloccati, quindi i loro quarti, anche se a volte hanno giocato con un 3-5-2, ma soprattutto quando avevano squadre che giocavano con un 3-5-2 si mettevano a specchio, sono dei giocatori forti nell'uno contro uno, ma io devo vincere, e per vincere non posso pensare al gioco degli altri, prima devo pensare a costruire il mio gioco, e poi vedremo se ci metteranno in difficoltà. Abbiamo le armi, per un giocatore forte va raddoppiato se è più forte del mio giocatore,
Se il mio giocatore spinge, ci dovrà essere una copertura preventiva. Loro sanno come deve giocare questa squadra, lo sanno benissimo perché lo hanno sempre fatto con tutte le squadre. Anche quando siamo andati a Foggia c'era Chirico che era in formissima, il Vitiello non gli fece mai prendere palla. Abbiamo visto Favalli trovare giocatori importanti e tranne le prime partite che è andato un po' in difficoltà il ragazzo, poi è stato sempre un giocatore di spinta e un giocatore di contenimento. Quindi ti ripeto, la crescita è importante e poi io sono molto convinto che i duelli individuali, quando sono più forti gli avversari, ci vuole il lavoro di gruppo, il lavoro di reparto, e quindi sono sicuro che se un giocatore è più forte del mio rimpettaio, diciamo, di ruolo, deve essere molto bravo il compagno a fianco a non farlo mettere in difficoltà, quindi con un raddoppio. Quindi sappiamo tutto di loro come loro sanno tutto di noi. Questo è un calcio, siamo fortunati, siamo privilegiati. È molto più facile allenare la Ternana che non il Torbella Monaca, che io quando a Torbella Monaca incontravo gli avversari non sapevo neanche chi erano. Ogni tanto uno diceva: guarda, lì c'hanno uno alto, poi lo vedevi dal pullman, sì, infatti era alto e lo dovevi marcare, ma dopo 10 minuti te ne accorgevi, e certe volte dopo 10 minuti stavi perdendo 2-0 perché non ti accorgevi. Quindi la Serie B è, ecco perché io dico sempre che più si sale è più facile, quindi molto fiducia a questo gruppo, sono orgoglioso di allenare questa squadra. Okay. Di questo gruppo e di questa squadra, no? Allora, prima parlavamo dei miglioramenti sul piano del gioco, ma anche sul piano della personalità e del carattere, no? La settimana scorsa si diceva: ma Provercelli, partita un pochino cruciale per il futuro dell'allenatore, del gruppo, dei giocatori, con quello anche un po' che si parlava, che ha detto anche Bandetti che era venuto qui, eccetera. E la squadra ha risposto in campo con una partita caparbia, proprio ha dato la risposta di una squadra che in campo dà una risposta anche secca, no? Diciamo, a quelle che possono essere delle pressioni. Settimana il padron dice: sì, quell'esame è superato, ma ce ne stanno ancora altri esami. Quindi è un altro esame, può essere, diciamo, un qualcosa di importante perché la squadra torni a Avellino e vada a Avellino sentendosi responsabilizzata e carica come qua Provercelli. Io ti rispondo così. Non è colpa mia. Ah, che c'è? Di tutto quello che hai detto. Non era la domanda se fosse colpa. No. Però il tuo discorso è molto più profondo di quello che tu pensi. Hai detto una cosa che a me mi fa riflettere molto. Io vado avanti per il mio percorso. E la squadra si deve comportare da squadra. La società da società e l'allenatore da allenatore. Quindi vi sentite un po' da questa risposta che capisco io sono un professionista dove mi è stato consegnato un progetto. Io questo progetto, più che valorizzare, più che migliorare, più che costruire, più che non parlare mai, non ho mai parlato, non ho mai detto alla società mi manca questo, mi manca quello. Io ho fatto sempre quello che mi ha chiesto la società, nel bene e nel male. Sono loro che devono decidere se le cose vanno bene o se vanno male. Non nessuno si può permettere di giudicare il mio lavoro all'infuori che il mio padrone e il mio presidente. Poi la squadra deve fare la squadra. Quindi e io devo fare l'allenatore. Quindi esce la squadra con te un esame, insomma. Gli esami, io vi ho sempre detto che per me è sempre l'ultima partita. Io ne ho passate tante. E anche quando stavo bene in classifica sono stato messo nelle condizioni di dimettermi. Ho detto che a Terni non mi dimetterò per rispetto della gente. E vi ripeto, se non ero a Terni mi ero già dimesso perché la classifica me lo imponeva, anche se le mie convinzioni da tecnico, sono testardo, sono convinto che sto facendo benissimo, ma non posso non guardare la classifica, e questo è, l'ho spiegato tante volte, non ce l'ho né con Bandecchi, che è un mio carissimo amico, lui si chiama Stefano, io mi chiamo Sampio, però oggi stiamo parlando del patron Bandecchi, ed è lui che deve prendere le decisioni. Perché è lui che mi ha costruito ed è lui che deve decidere queste cose. Perché sono cose fondamentali e importanti, sia per il mio percorso che per il percorso dell'Unicusano Ternana. E soprattutto perché c'è una città che merita. E quindi qualsiasi sia il prezzo da pagare, l'importante è che la Ternana ne esca alla meglio. L'ultimo quando andare? Luglio quando è arrivato. Che bilancio dà di queste prime... di questo primo giro d'andata, manco una partita, insomma. Guarda, io sono molto contento del lavoro che ho fatto, sono contentissimo perché ho visto, ragazzi, il mio è un mestiere dove devi migliorare, devi costruire, devi dare un'idea di gioco, devi dare
emozioni. Io penso su questo mi do un 10, per la classifica mi do 4. Mi do 4 perché potevo fare qualcosa di più a livello di esperienza, potevo lavorare meglio. Però io come sono entrato in questo campionato, io mi sento di aver fatto bene. Vi ripeto, mi mancano quei punti dal 91esimo in poi. E questo è un mio difetto. Ho sbagliato in quei 4 minuti. Però se un allenatore si giudica per 4 minuti e non si giudica per... Oggi la Ternana ha un valore. Oggi questa squadra ha un valore molto importante. L'avete detto voi, giocatori richiesti che erano venuti qui. No, oltre che sconosciuti, ragazzi, io mi ricordo le vostre facce di 6 mesi fa, quando mi chiedevate il bomber, quando volevate Cacia, quando volevate Girardino, quando volevate l'attaccante importante, quando volevate tutti quanti. Oggi noi abbiamo un attaccante che ha fatto 11 gol con meno partite e con, diciamo, 3 o 4 gol che era molto più facile farli che non farli. E quindi io ho detto, date tempo alle persone di lavorare. Poi il lavoro, io ho sempre visto che il lavoro alla fine paga, non c'è niente da fare, il lavoro paga, poi ci sono anche chi non te lo vuole permettere, ma quelle sono stupidaggi, sono di basso livello quando vogliono infangare, quando vogliono fare i protagonisti. Nel calcio il protagonista è uno, il calciatore, ce lo dobbiamo mettere in testa tutti, solo i calciatori. Io quando ero calciatore mi sentivo importante, da allenatore sono una guida. Io mi fermo su quella riga, non posso fare più niente. Quando ero calciatore, io l'allenatore lo ascoltavo, se poi in campo decidevo io. Quindi i protagonisti devono essere i calciatori, non le persone che magari si vogliono prendere dei meriti se la squadra è forte. No, diamo merito a chi va in campo e chi soffre e chi fa dei grossi sacrifici, perché i calciatori fanno dei grossi sacrifici. Certo, in Serie B sono anche ripagati. Io penso a tutti quei ragazzi che ho allenato e che venivano la sera ad allenarsi, e che anche lì c'erano persone che si volevano prendere meriti. E io dicevo sempre la stessa cosa: i meriti sono dei ragazzi, perché loro vanno in campo. Grazie a tutti! Grazie. Crepi.